Dai, mo te la provo. Prego. Oggi prova TM del 2010 enduro. Ha su solo 18 ore. Lancia e terminale HGS. E ora proviamo a fare un giro qua e dopo un giretto nelle campagne sempre qua dietro. Impennare si impenna. E si impenna anche molto bene. Bello, bello. Erogazione che spinge più sugli alti giri, però anche sui bassi non scherza, ma facciamo un test a vedere in quale marce si alza. Partiamo dalla prima di gas, facciamo la seconda, mo siamo in terza, vediamo se anche in terza si alza di gas. In terza pure, proviamo in quarta. Un po' più fatica, ma comunque si alza anche in quarta. Bella, comunque. Viaggia. Si alza anche molto facilmente. Vabbè, poi se ti sei capace. Quarta, la riscolzare. Ora provo in quinta. Fai il rettilineo, fatto fino alla sesta, ma fa più fatica ad alzarsi, però è possibile. Facciamo un'ultima pinna, poi facciamo il giretto. Due minuti e arrivo. Sì, vai. Rigida, perché TM nasce prevalentemente come moto motard. Per l'enduro non saprei, rispetto ai K o anche alla mia che nasce come moto enduro, come sospensioni si sente che è molto rigida. È fin troppo rigida per il mio parere. Bene, ora torniamo indietro al proprietario. Cambiato mappatura però. Mappatura? Eh sì, è la una più aggressiva, è più bella. Cazzo! Beh, allora ci sta. E però avrei notato che tiene di più sulla sterra. Sulla strada mi trovo più comodo. Invece a fare enduro mi sembra un po' troppo rigida. È rigida, eh? Sì. Regolerei forcelle e mono, però comunque è divertente, molto divertente. Non cambia tanto però. Bella, bella comunque. Ci diamo.